EICMA 2018, siamo allo stand KTM, dove una delle novità principali in ottica 2019 è questa KTM 790 Adventure, declinata in versione standard e in quella che vi presenterò tra poco, la versione Adventure R. Allora, KTM 790 Adventure è un enduro con vocazione stradale, lo vedete subito dal parafango anteriore basso sulla ruota, che tuttavia è un 21 pollici all'anteriore con ruote a raggi, accoppiato a un 18 pollici posteriore sempre a raggi, un cupolino piuttosto protettivo e una posizione in sella molto confortevole per i lunghi viaggi grazie a questa conformazione consentita dal serbatoio basso. Lunghi viaggi che sono agevolati da un'autonomia di tutto rispetto, con il serbatoio di serie da 20 litri si sfiorano, dice la casa, i 450 km di autonomia. Molto grintoso il motore, con 95 cavalli, 88 Nm di coppia, ricordiamolo, è un bicilindrico che ha funzione strutturale portante nella ciclistica, nel telaio. Ora ci possiamo magari spostare a vedere la versione R, che invece strizza l'occhio a chi vuole una moto molto più votata al fuoristrada. Il look cambia immediatamente, lo vediamo, il parafango anteriore alto, cambiano le coperture, non la misura delle gomme, sempre 21 davanti, 18 al posteriore, cambiano però le sospensioni. La forcella ha una sezione maggiorata da 43 a 48 mm, maggiorata anche la corsa da 200 a 240 mm e logicamente si alza anche la posizione in sella, che passa da 850 mm della Adventure Standard a 880 mm in questa Adventure R. Aggiornata anche l'elettronica, che prevede di serie regolazioni apposite per l'uso nel fuoristrada impegnato. Per quanto riguarda il serbatoio, stessa capienza, cambiano ovviamente un po' le quote ciclistiche. Voi da che parte state? Siete più per la versione turistica o per la versione fuoristradistica hardcore? Fatemelo sapere nei commenti, seguiteci su tutti i nostri canali social e su motorbox.com. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate un like alla pagina. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!